Il canto secondo del Purgatorio dal verso 70 al verso 173, scusate, 133, e la canzone Casella del prof. Alla fine della spiegazione ci sarà anche una canzone che il prof ha composto, cioè ha composto la musica, ecco, perché il testo è di Dante. Ripassiamo la spiegazione della volta scorsa con alcune illustrazioni. Ricorderete senz'altro, infatti, che Dante dalla spiaggia del Purgatorio vede arrivare, comparire una barca, un vasello, vascello, guidato da un angelo, con delle anime che giungono, quindi sono nuove arrivate, anime appena arrivate, sulla spiaggia del Purgatorio. Questa, anche questa, ecco, vedete che poi, così come si era inginocchiato davanti a Catone nel primo canto, così si inginocchia davanti all'angelo, come gli chiede di fare Virgilio, Dante. E questa è anche una nuova illustrazione creata da un artista ancora vivente, nato nel 1958, Sloane Robertson, dell'angelo nocchiere del secondo canto del Purgatorio. Ma adesso ci conviene continuare la parafrasi. Dobbiamo infatti dire che Dante e Virgilio fanno la conoscenza di queste anime e parlano con queste anime, no? È come a messagger che porta ulivo, tragge la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo. Allora, stavo dicendo, state seguendo? È come a un messaggero che porta un ulivo, quindi un segno di pace, insomma. Come intorno a un messaggero che porta un ramoscello di ulivo, probabilmente in segno di vittoria anche. La gente accorre per udire notizie. La gente accorre per udire no novelle, notizie, quindi ecco. Novelle vuol dire sta per news, no? Notizie. E di calcar nessuno si mostra schivo. Devo dire quindi, nessuno si mostra schivo, ritroso, rifugge dalla calca, dalla folla. E questa è la prima parte di una similitudine. Ecco qui, infatti, vedete insomma una raffigurazione questa volta di Luca Signorelli, Duomo di Orvieto, bellissima chiesa. Spero che siete riusciti ad andare a vedere questa chiesa. Se non siete riusciti, andate a vederla. In fondo a questa chiesa, in una cappella in fondo a destra, troverete anche raffigurazioni di Virgilio, di Dante, stupendi affreschi. Orvieto. Orvieto si trova in una zona che è tra la Toscana meridionale, il Lazio settentrionale, l'Umbria, una zona bellissima, in mezzo agli Appennini. Orvieto. Nelle Marche. Ascoltate, adesso non vi so dire di preciso in che regione sono, solo che l'ho visitata ed era in mezzo all'Appennino ed era stupendo, questo posto. Allora dice: così al viso mio s'affisar quelle anime fortunate tutte quante. Così quindi tutte quelle anime fortunate, perché sono beate, nel senso che sono del purgatorio, dovranno compiere un po' di espiazione, ma poi sono destinate alla salvezza. Si affisar, fissarono, mi fissarono quindi, quasi obliando d'ire a farsi belle, quasi dimenticandosi di andare a purgare la loro anima, colpite da Dante, dal fatto quindi che vedono quest'anima, quelle anime per un attimo si fermano. Io vidi una di lor trarresi avante, in modo particolare vidi una di quelle anime che avanzò, si trasse avanti, per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo lo somigliante. Una di queste anime, in modo particolare, voleva abbracciare Dante. Lo fece con tale affetto, sentimento, che Dante fu indotto a fare la stessa identica cosa anche lui. Ecco quindi, questa scena viene così ritratta sempre da quell'illustratore John Flaxman. Una di queste anime si volge verso Dante per abbracciarlo. È l'anima di Casella.
a un suo amico che era anche un musicista. Da subito, col gesto dell'abbraccio, si intuisce la confidenza tra i due amici. Un'altra cosa che li accomuna, vedremo, oltre l'amicizia, è la musica. E allora, rialziamo un attimo il volume della musica di Antonio Vivaldi, sono le quattro stagioni che stiamo sentendo in sottofondo. La musica. Oi ombre vane, fuor che nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi, e tante mi tornai con esse al petto. Ecco, queste anime sono evanescenti, non però nell'aspetto, perché a guardarle sembrano proprio persone vive, e quindi lui è portato ad abbracciare questo Casella, e non si rende conto però che è evanescente, un'anima, quindi che non ha consistenza. Tante mi tornai con esse al petto, vuol dire che cerca di stringere, cerca di abbracciare Casella, ma non abbraccia niente, perché è solo un'immagine, ma non ha una consistenza fisica. Di maraviglia credo mi dipinsi. A questo punto tutto pieno di stupore Dante, no? Perché l'ombra sorrise e si ritrasse. Casella, quindi quest'anima qua, sorride per l'ingenuità di Dante, che ha cercato di abbracciarlo, anche se lui è un'anima, no? Si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. E io, seguendo Casella, mi spinsi oltre. L'abbraccio non può compiersi per l'inconsistenza delle anime. Anche Enea aveva cercato di abbracciare Anchise, quasi una citazione virgiliana, nel sesto libro dell'Eneide. Enea vuole abbracciare suo padre, ma suo padre ormai è un'anima, no? Morta, quindi non ha consistenza. Ma questo non toglie nulla alla scena, non toglie soprattutto alla scena il calore di un incontro familiare, una pausa di ristoro, di conforto nel cammino. Ecco perché ascoltiamo anche questa musica, che davvero è ristoro e conforto nel cammino dell'uomo, la musica, quella di Antonio Vivaldi, senz'altro. Soavemente disse ch'io posasse, cioè dolcemente Casella dice a Dante di fermarsi. Allor conobbi chi era, allora io lo riconobbi, non l'avevo ancora riconosciuto, e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse, e gli chiesi quindi di fermarsi un po' per parlare con me. Risposemi, così com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto, ma tu perché vai? Così come sono stato un tuo amico, quindi, quando ero ancora vivo, così continuo ad essere tuo amico, ad amarti, a volerti bene, quando sono sciolto, la mia anima è sciolta dal corpo, perché sono morto. Perciò m'arresto, però vuol dire perciò, nella lingua, insomma, nel fiorentino di Dante. Quindi mi fermo. Ma tu perché vai? Come mai sei qui? Sulla spiaggia del Purgatorio, pur non essendo un'anima, ma avendo ancora il corpo, essendo ancora vivo. Casella mia, per tornare altra volta laddove io son, fo io questo viaggio. Notate la dieresi su viaggio. Caro Casella, io faccio questo viaggio per ritornare un'altra volta là dove sono io adesso, per ritornare un'altra volta nel Purgatorio. Se non facessi questo viaggio, ricordate la Selva Oscura l'anno scorso, cadrei nel peccato, ci sarebbe la mia morte spirituale e quindi sarei destinato all'inferno. Se invece faccio questo viaggio, che è un viaggio anche di espiazione dei miei peccati, allora potrò essere degno di ritornare qui. Una volta morto, ritornerò qui sulla montagna del Purgatorio, dissi io. Ma a te com'è tant'ora tolta? Insomma, scusa Casella, io so che sei morto da parecchi mesi, come mai sei sulla spiaggia, arrivi sulla spiaggia del Purgatorio adesso e non qualche mese fa, quando eri morto, insomma, quando sei mancato? Ed egli a me, nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato questo passaggio. Cioè, non mi è stata fatta nessuna ingiustizia, nessun torto, se quei che leva, cioè l'angelo che prende le anime
dalla foce del fiume Tevere e le porta qui sulla spiaggia del Purgatorio, leva quando e cui gli piace, quando vuole lui e chi vuole lui. Li mette sul suo vascello, sulla sua barca, per condurli appunto qui sulla spiaggia del Purgatorio. Più volte mi ha negato questo passaggio, è una scelta sua, è un giudice, volevo dire un ministro della giustizia divina, quindi sarà giusto così. Io non mi lamento per il fatto di non essere stato subito trasportato qui sul Purgatorio. Ovviamente c'è anche da dire che Dante forse aveva bisogno di qualcuno da incontrare proprio lì sulla spiaggia del Purgatorio, quindi ha fatto aspettare un pochettino casella, qualche mese in più. Che di giusto voler lo suo si face, le anime del Purgatorio si conformano alla volontà di Dio. Non è il capaneo dantesco o anche il farinata degli Uberti che si erge contro la giustizia di Dio. No, le anime del Purgatorio sono contente di quello che viene scelto e deciso su di loro e per loro. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace. A dir la verità, da 3 mesi in qua, da quando è iniziato l'anno santo, il primo anno santo è stato proclamato da Bonifacio VIII proprio nel 1300. E quindi tutti quelli che volevano, grazie all'indulgenza che potevano ottenere, potevano appunto entrare nella spiaggia, cioè volevo dire potevano essere trasportati dall'angelo. Ecco. Un Dio che era ora alla marina volto dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fu da lui ricolto, per cui io, che ero rivolto verso, dicevamo, la foce del fiume Tevere, il litorale, insomma, dove il fiume Tevere, quindi l'acqua dolce del fiume Tevere, si insala, cioè diventa acqua marina, è la foce, quindi sfocia nel mare, e quindi si insala, diventa acqua marina. Benignamente, a questo punto, fui benignamente raccolto, accolto da lui, dall'angelo. Singolare che la barca dell'angelo parta dal Tevere, quindi molto vicino da Gaeta, luogo di partenza del viaggio di Ulisse, che però tentò quel viaggio con i suoi remi, con la sua barca, quindi con i suoi mezzi umani, mentre l'angelo sdegna gli argomenti umani, abbiamo visto la volta scorsa. Cioè, Ulisse ha fatto questo viaggio, ha tentato di raggiungere la spiaggia del Purgatorio con i suoi mezzi, con i suoi strumenti, e quindi era destinato a non riuscirci. Invece l'angelo è un ministro, dicevamo, della giustizia divina. A quella foce a egli or dritta l'ala, però che sempre qui vi si ricoglie, qual verso Acheronte non si cala. Cioè l'angelo adesso è ritornato verso quella foce, è ritornato verso il fiume Tevere, ha indirizzato le sue ali verso il fiume Tevere, però che dal momento che sempre qui, cioè qui alla foce del fiume Tevere, si raccolgono tutte le anime destinate alla salvezza, qual verso Acheronte non si cala, tutte le anime che non scendono, non scendono verso il fiume Acheronte, nell'inferno, giù negli abissi dell'inferno dove c'è il fiume Acheronte. E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quietar tutte mie doglie. E io, quindi, dice Dante a suo amico Casella, se una nuova legge, la legge di Dio evidentemente, che vuole che insomma la sorte dell'uomo cambi radicalmente una volta che è salvato, se la disposizione divina che prescrive alle anime del Purgatorio un netto distacco dalle passioni terrene, ecco cosa intende qui per nuova legge, non ti toglie memoria o uso, cioè non ti proibisce il ricordo o la capacità di esercitare il canto, all'amoroso canto. Io so che tu eri molto bravo a cantare, che mi solea quietar tutte mie doglie. Il canto di Casella era solito quietare, insomma, tranquillizzare Dante,
placare tutte quante le sue passioni. Ecco, stiamo infatti ascoltando anche un bellissimo brano di musica e leggiamo cosa scrive Dante nel Convivio sulla musica. Lui nel Convivio scrive: la musica trae a sé gli spiriti umani che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione. Insomma, si allude qui alla tecnica musicale del canto d'amore, la cui funzione di placare l'anima è in relazione alla musica e non al contenuto. Insomma, se tu sei ancora capace di cantare così come eri capace in vita, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia, cioè che tu possa consolare alquanto, il più possibile, la mia anima, che venendo qui col suo corpo, con la sua persona, è affannata tanto e così tanto affaticata e addolorata. La presenza di Casella trova ora una sua giustificazione. Il rapporto diretto con la situazione in cui si trova Dante, pellegrino dell'oltretomba, quello stato di smarrimento, di stanchezza del Dante personaggio, il quale nel passare dal mondo senza speranza al mondo della speranza sente la nostalgia delle dolci cose del mondo, della consolazione della musica, facendo per un momento coincidere il suo io poetico col suo io esistenziale, richiamando alla sua memoria un canto da lui composto per la donna gentile che aiuta l'uomo ad andare verso la sua meta divina. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allorsi dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona. Questo è il primo verso della canzone che Dante commenta nel terzo libro del Convivio. Fu composto dopo la morte di Beatrice, per l'amore ispiratogli da un'altra donna, chiamata genericamente Donna Gentile, che si mostrava passionata di misericordia sopra la sua vedova vita, come dice lui stesso anche nella Vita Nova, nel 35esimo della Vita Nova. Poi nel Convivio elevata a simbolo allegorico, della filosofia. La scelta di questa poesia fra le tante del poeta può essere determinata dal fatto che in vita Casella intonasse proprio quella. Tale tesi darebbe conferma dell'interpretazione figurale. Ciò che Casella è stato in vita si compie qua dopo la morte. Trova la figura, no? Ciò che uno è in terra è figura di ciò che si realizzerà perfettamente nel paradiso. E allora la figura diventerà impleta, cioè diventerà compiuta. La poesia, la musica, la filosofia non sono un ostacolo alla salvezza. Sono state anzi dei passaggi fondamentali nella vita di Dante, che ora però, come Catone, adesso vedremo, ci sarà l'intervento di Catone, volge il suo desiderio più in alto, al fine ultimo, e allora non si ferma più ai mezzi, agli strumenti, ai passaggi intermedi, diciamo così. Lo mio maestro e io e quella gente che erano con lui parevano sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Mentre Casella sta cantando, ecco, tutti quanti, compreso lo stesso Virgilio, lo mio maestro e io e quella gente, tutti quanti, eravamo così contenti di quella musica, come a nessun toccasse altro la mente, come se non avessimo nient'altro di più importante a cui pensare, come se nessuno si curasse più si curasse più della propria espiazione. Questo motivo di abbandono, questo senso di lontananza dalla realtà e dal mondo governa quasi tutto lo svolgimento. Oblio della realtà e il farsi avanti di Casella, oblio della realtà l'atto di Dante, e come rapita in una sfera di sogno suona anche la voce di Casella.
un'onda carezzosa di suoni, una celeste e remota latitudine di immagini mantengono il lettore nell'aura musicale da cui è germinata la scena, dice Attilio Momigliano, che è stato uno dei più importanti critici, insomma, della letteratura italiana. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note. Noi eravamo tutti quanti fissi, intenti al canto di Casella. Ed ecco il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Oh, a questo punto arriva il veglio onesto, quindi arriva Catone, che è il vecchio venerando per esemplare rettitudine, gridando: oh, che è ciò, spiriti lenti? Come dire, che cosa state facendo, spiriti, che vi siete un po' dimenticati dello scopo per cui siete qua? Siete negligenti, siete trascurati. Ecco cosa vuol dire qua spiriti lenti. Ecco, qui vedete una miniatura medievale che rappresenta appunto dei musici, la musica di Casella. Dante era convinto che la musica nobilitasse l'animo, musica trae a sé gli spiriti umani, sì che quasi cessano da ogni operazione, abbiamo già detto, riportando insomma i Convivio. Casella rappresenta la sua felice gioventù in una Firenze ancora non dilaniata dalle intestine lotte politiche, e ancora il mondo cortese, lo stil novo, rappresenta tutto quello che è stato stata la giovinezza di Dante, no? È ciò che l'ha affascinato. Eppure, così come accadrà in un altro punto della cantica, anche in questo secondo canto apparirà evidente che questo, il ricordo della straordinaria esperienza dello stil novo, ce ne ricorderemo quando leggeremo il 24esimo del Purgatorio, altro punto insomma della seconda cantica, in cui Dante ha nostalgia della poesia dello stil novo. Ecco. Ma questo non è più sufficiente, perché adesso c'è qualcosa di più importante a cui vedere, c'è uno scopo, un fine ultimo a cui tendere, e ce lo richiama Catone. Catone infatti ammonisce che non ci si fermi, non è questo il momento di stare, la meta non è ancora raggiunta, è là da venire. La musica, la cultura, la poesia, per carità, sono cose bellissime, possono affascinare, consolare, ma non possono recare la felicità piena, completa, poiché non è questa la meta del desiderio umano, della sete di felicità dell'uomo, che può essere riempita, colmata solamente da qualcosa di più grande. Qual negligenza, che trascuratezza, che intemperanza, quale stare è questo? Perché vi fermate? Perché non alzate l'occhio a qualcosa di più grande? Correte al monte, correte verso il monte Purgatorio, a spogliarvi lo scoglio, a togliervi di mezzo il peso, no, della vostra coscienza, i vostri peccati, che esser non lascia a voi Dio manifesto. Voi ancora non siete anime beate. Prima di esserlo dovete compiere un percorso, un cammino di espiazione, di purificazione. E allora attendete a questo, pensate a questa cosa, non pensate insomma ad altro, pensate ad espiare i vostri peccati. Oh. Come quando, cogliendo biado l'olio, li colombi adunati alla pastura, queti, senza mostrare l'usato orgoglio, è la prima parte di una similitudine in cui le anime che si trovano là, tutte quante affascinate dal canto di Casella, richiamate però aspramente, anche duramente, da Catone, si comportano esattamente come quando i colombi adunati alla pastura. Insomma, qui abbiamo la prima similitudine che richiama alla nostra memoria animali dall'umile semplicità, dalla timidezza estrema. Questa volta i colombi, vedremo nel canto prossimo le pecore. La mansuetudine naturale, non solo per una più completa analogia con la descrizione delle anime ancora inesperte delle dure leggi dell'espiazione, ma anche per una più interiore rappresentazione di questo mondo di innocenza edenica e primitiva dell'uomo.
La precisione dei particolari descrittivi ricorda da vicino la tecnica dei miniaturisti medievali, come ha ricordato il Montanari. Quindi, come quando i colombi, adunati per mangiare alla pastura, queti senza mostrare l'usato orgoglio, così dicevamo, quindi un po' sommessi, un po', cioè, tranquilli, senza imbeccarsi, ad esempio. Qui vedete, proprio a proposito di miniature, una miniatura del XIV secolo, forse proveniente da Genova, conservata oggi ad Oxford, in Gran Bretagna, che rappresenta proprio il rimprovero di Catone a Virgilio, a Dante, che ascolta il canto di casella insieme alle anime di questi un po' negligenti, insomma, che sono appena giunti, insomma, sulla spiaggia del Purgatorio, ma che ancora trascurano la salita. Catone rappresenta la coscienza morale, netta, radicale, lui che ora pone in secondo piano l'amore puro e intenso che provava per sua moglie Marzia in vita. Non può tollerare ritardi o deviazioni sulla strada che conduce alla verità. Ecco qui ancora un'illustrazione di Suloni Robertson, questo illustratore contemporaneo che vuole così rappresentare l'austera severità di Catone. La bellezza e il fascino della musica non bastano per riempire il cuore dell'uomo. E Catone, che adesso è indifferente alla sua Marzia, rappresenta la consapevolezza che solo la verità, nient'altro, è sufficiente all'animo umano, che ha sete del mistero, ha sete di qualcosa di grande, desidera qualcosa di grande. Poi abbiamo gli ultimi versi del canto. Se cosa appare ond'elli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca perché assaliti son da maggior cura. Quindi come dei colombi che stanno lì queti, tranquilli, ma se appare improvvisamente una cosa di cui abbiano paura, improvvisamente lasciano stare l'esca, interrompono, ad esempio si interrompe qua il canto di casella e l'ascolto da parte di quel canto da parte delle altre anime, perché assaliti sono da maggior cura, evidentemente perché preoccupati dal rimprovero in questo caso di Catone. Così vid'io quella masnada fresca, quella compagnia di anime giunta da poco, lasciarlo canto, interrompere il canto, o l'ascolto del canto, dicevamo, e fuggir ver la costa, fuggire verso la montagna, verso la salita, verso il Monte Purgatorio. Comon che va, come uno che va, né sa dove riesca, come uno che è ancora un po' smarrito, solitario, e ancora non sa bene la strada di preciso, però sa che deve cominciare a camminare. Né la nostra partita fu men tosta, né la nostra fuga fu meno sollecita. I due pellegrini iniziano anch'essi, insieme con quelle anime, un viaggio di purificazione. È l'unico caso in cui la tensione di Dante si identifica con quella delle anime e i pellegrini da spettatori diventano anch'essi attori, legati ai medesimi doveri degli spiriti. Qui la coralità lirica del purgatorio investe anche l'io esistenziale del poeta. Ma per rendere questa, insomma, colpito, insomma, da questo brano, il professore ha poi deciso lui stesso di mettere in musica questi versi della Divina Commedia. E così ha creato questa canzone che adesso andiamo ad ascoltare. Dio se nuova legge non ti toglie, memoria uso l'amoroso canto che mi solea acquetar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto. L'anima mia che con la sua persona, venendo qui, è affannata tanto, amor che nella mente mi ragiona. Cominciò egli allor sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro io è quella gente, che
che erano con lui parevano sì contenti, come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note ed ecco il veglio onesto gridando che c'ho spiriti lenti. Qual negligenza, quale stare questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che se non lascia Dio voi manifesto, come quando cogliendo biado l'olio, li colombi adunati alla pastura, poeti senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa pare ond'egli abbiamo paura. Subitamente lascia stare l'esca, perché assaliti son da maggior cura. Così vidio quella masnada fresca, lasciarlo canto e fuggir per la costa. Comunque va, ne sa dove riesca. Nella nostra partita fu mentosta.